Seconda edizione di una serata per Ivan qui alla discoteca Mega di Pescara. Si rinnova l'appuntamento di grande solidarietà in ricordo del giovane imprenditore Ivan Vaccaro, morto 2 anni fa a causa di una brutta malattia. Da allora la sua famiglia, ma soprattutto i suoi tanti amici, hanno inteso organizzare questa serata in qualche modo anche di festa e di solidarietà insieme ad Adricesta per raccogliere fondi importanti a sostegno del Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica della Santissima Annunziata di Chieti. La sala è gremita, ci sono tanti ospiti speciali e l'obiettivo, ripetiamo, raccogliere più fondi possibili per questo Centro Regionale di Diabetologia. Seconda edizione di un evento straordinario che già l'anno scorso ha avuto un successo incredibile raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati, anche quest'anno grandi obiettivi per la serata, intanto nel ricordo di Ivan Vaccaro e poi con Adricesta per ottenere fondi importanti per realizzare cosa, Carla? Sì, il progetto Arredi per il Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica che ha sede presso l'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, un centro che accoglie anche i bambini che provengono dal Molise e da altre regioni limitrofe e che ha un'utenza di circa 700 bambini. L'obiettivo è quello di arredare in maniera più allegra e anche più accogliente gli spazi dove i bambini trascorrono molto tempo per i controlli di routine, nonché all'acquisto di alcune attrezzature altamente tecnologiche e che permettono anche forse una diagnostica meno invasiva. E noi abbiamo fatto dei sopralluoghi con le nostre volontarie, con Antonella, la mamma di Ivan, e abbiamo pensato di organizzare questo evento a favore del centro. Già in questo centro noi regalammo nel 2021 con una raccolta fondi durante un aperitivo con Alessandro Preziosi al Teatro di Ortona, abbiamo potuto acquistare delle attrezzature tecnologicamente un pochino più avanzate per, come monitor, computer da collegare ai vari macchinari, e adesso siamo ritornati perché era sempre rimasto nel cuore, nel mio cuore, alcune parole che ho ascoltato dai genitori e soprattutto dal dottor Tumini che lo dirige, e abbiamo proprio scelto con grande gioia di abbracciare tutti i bambini, sono tanti. E come sappiamo il diabete purtroppo non è una malattia curabile, non ci sono farmaci, anche se la medicina è andata avanti, purtroppo dal diabete non si guarisce. Però possiamo migliorare comunque l'accoglienza di questi bambini che sono tanti, che già devono sopportare tante difficoltà. E anche per i genitori, quindi creare degli ambienti più accoglienti, più colorati, con dei lettini più moderni e anche delle attrezzature sicuramente più avanzate e migliori, l'abbiamo voluto proprio, abbiamo detto sì, ce la facciamo, sono tanti, i fondi da raccogliere sono tantissimi, ve lo assicuro, ma non ci perdiamo d'animo. Io spero intanto di iniziare il progetto, di poter inaugurare per l'ottobre del 2023 già qualche cosina e già acquistare qualche attrezzatura. Piano piano ce la faremo, spero entro la fine del 2023 di realizzare completamente il progetto, però abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. In questi mesi faremo la dichiarazione dei redditi, è facile donare il 5 per 1000 all'associazione, nessuno perde niente donando il 5 per 1000, perdiamo forse il tempo di scrivere il codice fiscale sulla scritta donazione del 5 per 1000, un piccolo gesto ma di grande grande importanza per tutti i bambini, e la Adricesta, come tutti sanno, dà sempre visibilità sull'utilizzo dei fondi. Noi abbiamo realizzato l'anno scorso l'ambulatorio di vaccinazioni pediatrico dell'ASL di Pescara e l'acquisto di un ecografo, quest'anno ce la faremo ma con l'aiuto di tutti voi, e volevo dire grazie, permettimi, volevo ringraziare la famiglia Vaccaro e la mamma di Ivan, Antonella, che è una mia volontaria, e per questo abbraccio solidale che vuole dare nonostante il dolore che sta vivendo, quindi la ringrazio tantissimo, ringrazio tutti i figli che sono sempre così a disposizione e Giorgia
che ci ha dato una grande mano per questa organizzazione, perché crede anche lei in questo progetto. I miei volontari, non li voglio dire, c'è Sandro, c'è Chiara, c'è Maria Grazia, c'è Paola, c'è Anna, ce ne sono tanti e veramente sono uno più importante degli altri, sono delle persone, sono le colonne di questa associazione, un'associazione che da 19 anni, abbiamo compiuto 19 anni il 4 aprile, da 19 anni si prodiga affinché i bambini ospedalizzati possano avere delle terapie meno invasive con l'acquisto di attrezzature più avanzate e soprattutto di avere un'accoglienza negli spazi ospedalieri più gioiosa e più confortevole. Quindi chi salva un bambino salva il mondo intero, ma quello che diciamo noi è viva i bambini e viva la Adricesta. Amico storico di Adricesta, Antonello Angiolillo, questa sera terrà le danze in qualche modo in questa serata. È sempre un'emozione rispondere sì all'appello che lancia la Adricesta. Ma sì, questa sera in veste di presentatore, non come al solito magari di cantante o attore, però sono felicissimo. No, più che altro è un obbligo, perché se dici di no a Carla, insomma, rischi pesantemente. Nel senso buono ovviamente, però insomma non si riesce a dir di no a Carla, quindi quando chiede si accorre. Poi per i bambini sono veramente il nostro futuro, sono i mattoni della casa che stiamo costruendo per il futuro. L'obiettivo di quest'anno di Una Serata per Ivan è incentrato sul Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica del Santissima Annunziata. Dottor Stefano Tumini, intanto qual è la situazione attuale del Centro Regionale? Beh, il Centro Regionale fa riferimento sostanzialmente a circa 700 bambini che provengono da tutto l'Abruzzo, anche da regioni vicine, e quindi stiamo cercando di utilizzare al meglio gli spazi, anche le risorse umane, che come sapete in sanità c'è un periodo di carenza in generale, noi non facciamo eccezione a questa regola, e certamente rendere più accoglienti gli ambienti per i bambini e per le famiglie è un obiettivo anche questo molto importante, quindi dobbiamo ringraziare Adricesta che si è fatto carico di questi impegni di solidarietà a nome di tutti i bambini abruzzesi e le famiglie dei bambini con diabete. Quindi siamo veramente molto grati, perché le famiglie percepiranno questo valore di solidarietà, ma noi operatori sanitari sicuramente affronteremo con più impegno il nostro lavoro quotidiano. Il grande cuore di Ivan che si riverbera nei suoi cari e nei suoi tanti amici, ed anche per questo non ci siamo fatti mancare anche questa seconda edizione importantissima. Antonella Iezzi, mamma di Ivan. Sì, sono molto felice che abbiamo avuto questa bella opportunità di poter ripetere un'esperienza fantastica, è stata quella dello scorso anno, grazie a Carla e grazie ad Adricesta e grazie a tutte le care colleghe Adricesta volontarie, e quindi quest'anno abbiamo voluto fare di nuovo questa bella cosa e c'è stata una risposta altrettanto importante da parte di amici, conoscenti e non solo, e quindi io sono molto felice che il nome di Ivan torna in auge di nuovo, e quest'anno appunto il nostro, diciamo, scopo è quello di poter aiutare tutti i bambini della pediatria diabetologica nel Centro Unico Regionale Abruzzese del dottor Stefano Tumini, e quindi siamo orgogliosi di questo, per cui sono molto felice. Siccome siamo abituati a raggiungere gli obiettivi, raggiunti quelli dell'anno scorso, l'intenzione è anche di raggiungere quest'anno l'obiettivo? Certo, anche se quest'anno l'obiettivo è un po' più prestigioso e quindi abbiamo bisogno di un aiuto maggiore, perché appunto abbiamo 700 circa bambini, ragazzi con questo problema, e quindi l'ambulatorio che è già esistente però deve essere potenziato con macchinari e con arredi, quindi siamo però sulla buona strada, già i risultati sono stati più che soddisfacenti e attendiamo ancora le care persone che crederanno in quello che noi stiamo facendo a nome di Ivan. Siamo con Andrea Attilio del Live Studio Artistico Andrea Attilio di Piazza della Rinascita a Pescara, anche loro ospiti fissi negli eventi di Adricesta. Attilio. Buonasera, sì, come ogni anno siamo qui a dare il nostro contributo lavorativo e mi piace che ogni anno questa associazione cresce sempre di più. Grazie. Andrea? In particolare questa sera ho un ricordo speciale per Ivan, e quindi, come diceva il mio collega Attilio, diamo sempre di più la nostra opera in queste grandi occasioni, specie per questa sera per Ivan.
rappresenta anche il sindaco di Pescara Carlo Masci. Questo evento è giunto alla seconda edizione, la grande solidarietà della Tricesta che in qualche modo si riafferma anche nel ricordo purtroppo della giovane Ivanna Vaccaro venuta a mancare troppo presto. Sì, da una tragedia si crea del bene e questa è la cosa più bella. Poi la Tricesta partecipa attivamente a tutte le iniziative di solidarietà, ma io voglio dire che questa è una città piena di solidarietà in cui tante associazioni si mettono a disposizione di chi ha bisogno, di chi chiede una mano tesa, di chi soffre, e la Tricesta veramente anche in questa occasione dimostra di avere un cuore grande. E io vengo molto volentieri a tutte queste iniziative perché c'è il cuore del grande di Pescara che si mette in evidenza e quando è così il sindaco ci deve stare. Il caso della diabetologia pediatrica è quella di prendere in cura precocemente questi pazienti molto giovani, talvolta parliamo di pazienti diciamo di 3-4 anni, quindi in questo caso diciamo che ci troviamo di fronte a quella patologia diabetica più complicata, più complessa, perché è quella che necessita subito di una terapia insulinica, è quella che è più grave con le manifestazioni, e quindi una presa in carico precoce determina una buona compliance diciamo anche della vita di questi pazienti. Oggi avremo fra poco, ma già disponiamo di tantissime innovazioni anche per quello che riguarda gli infusori, per quello che riguarda le eventuali diciamo prospettive trapiantologiche anche per quanto riguarda le cellule pancreatiche. Però ecco, nell'attesa di questa grande evoluzione la Regione Abruzzo sta procedendo a potenziare questa struttura e inoltre a dare a questi pazienti la possibilità di avere i dispositivi nelle farmacie convenzionate. Questa è un'altra cosa di cui ci stiamo preoccupando, che è giusto che non ci siano delle file anche per avere questi dispositivi, perché si tratta di malattie croniche, quindi abbiamo nel caso specifico un giovanissimo paziente che ha già una malattia cronica a un'età pediatrica. Al di là della solidarietà che è estremamente importante, Assessore, è anche importante sostenere centri di eccellenza come quello del Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica. Sì, è vero, ha detto bene, questa sera primeggia innanzitutto la solidarietà, ancora una volta la nostra città, la nostra regione dà un segnale importanza di vicinanza a queste iniziative importanti che sostengono il sistema sanitario. Il centro di riferimento regionale diretto dal dottor Tumini è un punto fondamentale della nostra regione, è un centro dove mette in atto anche quella che è la sanità attiva, ossia abbiamo ragazzi, bambini che vengono da fuori regione, stiamo lavorando in maniera sinergica anche insieme alle loro associazioni per portare avanti progetti più possibile inclusivi. Un argomento importante è proprio quello di seguire il bambino diabetico nelle attività scolastiche e quindi presso i contesti della scuola. Una cosa che ci ha particolarmente colpito e commosso nella prima edizione di un evento dedicato a Ivanna Vaccaro e i tanti amici che aveva e soprattutto il bene che gli volevano, in rappresentanza di tutti Paolo De Cesare, che non è voluto mancare nemmeno a questa seconda edizione. Non potevo assolutamente mancare perché Ivan per me è stato un fratello, il mio migliore amico, e purtroppo sono ancora molto scosso dalla sua dipartita, ma in fondo è sempre tra di noi, è sempre nel nostro cuore e sarà soprattutto presente in questa bellissima serata dedicata a lui con uno scopo molto nobile. Sono felice di aver contribuito insieme ai suoi amici e soprattutto alla sua famiglia, che è una famiglia straordinaria. E questa famiglia di fatto acquisita, che è quella della Tricesta Onlus, che si dedica veramente con grandissima pervicacia e spirito di abnegazione e dedizione a tante nobili cause come quella di questa sera a favore della pediatria diabetica del professor Tumini. Tra i nuovi amici di Tricesta è già il secondo evento che presenta Maurice Perez, che ha risposto all'appello di Carla Panzino. Sì. Si è creato un bellissimo rapporto tra la signora Carla e me, e ovviamente una settimana fa mi ha chiamato e mi ha detto: vedi che non puoi mancare. Mi sono organizzato
Praticamente è stata una piccola minaccia. O vieni o vieni. Ed eccomi qua. Ma al di là dello scherzo, sì, sono onorato di questo invito. Anche perché quando si parla di bambini e di aiutare e sostenere i bambini, ci sarò sempre. Vero mattatore nella prima edizione, non poteva mancare anche la seconda, Pierpaolo Pretelli. Beh, diciamo che questa è un'offerta che non si può rifiutare, devo dire che vengo sempre con grande piacere. Poi Carla, insomma, è veramente una persona straordinaria, sempre sul pezzo, parla tanto ma dice cose che, capito, quindi tu stai lì ad ascoltarla. E devo dire, sono contento oggi che ci sia anche il mio amico Maurice, Maurice da Cuba. E niente, sono felice di essere qua, quindi è sempre un piacere tornare a Pescara, poi specialmente per questa occasione importante.